nella puntata precedente. La nostra città è tra le ultime per dato di criminalità e violenza della nazione. Volevo dirvi che io voglio andare via da qua e sto cercando già un'accademia che posso permettermi al di fuori da paura. Ho trovato questo foglio a terra e poi mi è arrivato un messaggio. Naturalmente il numero è nascosto. Io sono preoccupato per te. Che cos'è, uno scherzo, una minaccia? Non lo sappiamo. Dimmi quello che sai sull'isola. Ma chi sei? Non fare lo stupido. L'isola. Di che isola parli? Ultima possibilità. Parla o... Ricordati del pellegrino. Checca era confusa. Risentiva in testa delle persone che la chiamavano, dovunque. Non l'accomunava più niente a quella città. Non riusciva più a vedere i confini tra le cose e la gente. Non voleva passare la vita nello stesso posto. Aveva bisogno di altri orizzonti. Ognuno è responsabile delle proprie decisioni, no? Ma in quella città sembrava che improvvisamente tutti avessero deciso di pensare solo per se stessi. In compenso avrebbero ascoltato le musichette natalizie. Hai mai provato quella strana sensazione di vuoto interiore? Come se ti mancasse un pezzo. Ad un certo punto non sai più che fare della tua vita e reagisci per istinto. Mino, ho provato a chiamare Checca e non mi risponde. Poi è successa una cosa. Ho incontrato un tizio che si chiama il Pellegrino. Non ci sto capendo un cazzo in questa situazione. Non ci sto capendo un cazzo. Perché stai ragionando male. Checca non ti risponde perché starà dormendo. Visto che ha la febbre, l'ho detto a Teresa. Ah, la febbre. Per come se ne va in giro è normale. No, che cazzo vuoi dire tu, Tu hai bevuto e stai male. Hai un po' la mente annebbiata. Andiamo, ti accompagno a casa. Non è successo niente. Dormi e ne riparliamo domani. Un fatto di cronaca che ha scosso la città. Il primo cittadino è stato ritrovato morto in seguito ad una esplosione avvenuta nella sua abitazione del centro storico. Non si sa ancora quasi niente sul fatto. Ora si indaga per trovare delle spiegazioni e intanto sono state allertate le fasce politiche a rischio, poiché si teme che sia un omicidio di rivendicazione sociale. Alcuni esponenti della controparte politica hanno già chiesto di dire nuove elezioni comunali per i prossimi mesi, generando un putiferio mediatico a livello locale. Seguiranno aggiornamenti. Non sei diversa dagli altri, Checca. Devi cercare di farglielo capire, altrimenti non ti ascolteranno. Altrimenti penseranno che vuoi abbandonarli. Penserà anche Peppe. Forse ieri abbiamo alzato un po' troppo il gomito. Sì, non lo so, io vedo la gente strana. Corrono, sono nervosi. Sì, lo sono anch'io, hai sentito? Hanno ammazzato il sindaco. Checca ha ricevuto delle minacce, lo sai? Ha ricevuto degli sms e questo bigliettino, guarda. Ma mi stai ascoltando? E che è sta roba? Ma per favore, non dirmi che credi veramente a ste cose. Potrebbe benissimo essere uno scherzo. Senti, io non ci credo a queste cose, però ieri, fuori dal pub, mi hanno aggredito. Una persona che non so chi è.
Ha parlato di un'isola, mi pare, o non so che cosa. Io non capisco che cosa significa. Senti, diciamo le cose come stanno. Significa che tu stai sotto perché Checca se ne vuole andare. E quindi ti riduci a fare questi ragionamenti stupidi. Ma non è vero, io... Ehi, è normale, ma stai tranquillo, è normale. Lo farei anch'io se fossi al posto tuo. Però, lo sai, con me, tu con me puoi parlare, lo sai. Vabbè, io devo andare. Vado a casa ad assaggiare le incartellate di mia nonna. Uno spettacolo. Ok. Ma oh, ci fammi sapere della festa, eh. Ciao. Ciao. Ti ricordi delle prime volte che siete usciti insieme, vero? Ti è sembrata subito diversa dagli altri ragazzi. Avevate gusti diversi su tutto, eppure vi siete intesi subito. La stessa voglia di evasione. E adesso che fai? Sei stretto tra due morse e la tua città non si ribella. La tua amica ormai riesce a vedere già l'isola all'orizzonte, mentre naviga. Sarebbe da stupidi rimanere a guardare. Sarebbe da stupidi rimanere a guardare. Madonna, c'è freddo, puttana. In effetti. Peppe Bello. Come stai? Ci conosciamo, padre? L'isola felice di Chuck. Chuck sta felice, la Alice. Che d'altro, te adesso non vuole scegliere? Alla sua balla d'Italia, a fe Chuck. Vuole fare l'artista di Chuck sul cambè. A Romanito, a spungere un mousse dalla me. Tanto per usare germanismo. E me ma sei romia, c'è vai tru vanna. E me ma sei romia, c'è vai tru vanna.